Questa storia racconta di un paese dove la magia del Natale ha unito un'intera comunità in festa. Entrando nel periodo natalizio, Babbo Natale e i suoi elfi erano sempre più impegnati nei preparativi dei regali da consegnare la notte della vigilia di Natale. In quel periodo tutti i bambini andavano a visitare il rifugio di Babbo Natale e più il Natale si avvicinava e più la gente arrivava. Gli elfi erano molto preoccupati perché c'era da leggere ancora molta posta ed erano in ritardo con la costruzione dei giocattoli. Insomma, c'era un gran caos. Anche Babbo Natale era in pensiero perché mai avrebbe voluto deludere i bambini di tutto il mondo. Nonostante questo, non lo dava a vedere ed era sempre gioioso alla vista dei bambini che al suo rifugio venivano a trovarlo. E a tutti prometteva che avrebbero trovato sotto l'albero i regali tanto desiderati. Tra i bimbi in attesa, una bambina si affacciò alla finestra del rifugio di Babbo Natale. Si fece coraggio e avanzò, lasciando fuori i suoi genitori. Entrando, la bambina sentì delle voci provenire da una stanza e si avvicinò timidamente. Un elfo era molto preoccupato e disse: «Quest'anno sono arrivate tante lettere! Oh, Babbo Natale, ci serve aiuto per leggerle e soprattutto a realizzare tutti i giocattoli!» «Lo so, dobbiamo fare del nostro meglio!» rispose Babbo Natale. La bambina si allontanò e uscì dal rifugio preoccupata. Ai genitori che le stavano aspettando raccontò del dialogo tra Babbo Natale e gli elfi. Il giorno dopo la bambina entrò di corsa al rifugio di Babbo Natale e prese per mano il primo elfo che incontrò. Trascinò fino al paese e una volta arrivati al paese la bambina spiegò che tutti gli abitanti avrebbero potuto aiutare Babbo Natale a costruire regali. In ogni casetta del paese avrebbero trovato l'aiuto di cui avevano bisogno e i regali sarebbero partiti in tempo per la vigilia di Natale. L'elfo sorrise, era entusiasta e tornò al rifugio per avvertire Babbo Natale. Gli abitanti del paese si prepararono in fretta e cominciarono a darsi un gran da fare per costruire regali per tutti i bambini del mondo. Era tutto un brulicare di attività frenetiche. Quando l'elfo tornò al paese con Babbo Natale, rimasero sorpresi e incitarono gli altri elfi a fare altrettanto. Sveglia, sveglia, elfi dormiglioni! Chi impacchettava, chi dipingeva, chi costruiva, chi organizzava i regali per le spedizioni. In tutto il paese si respirava la gioia del Natale e si intonavano canti natalizi in un clima di grande armonia. Ogni casetta era addobbata di luci e di regali. I cesti erano pieni di delizie da mangiare e di ogni genere. I giorni passarono fin troppo in fretta. Prima che il Natale arrivasse, fu tutto a posto. Le renne non vedevano l'ora di prendere il volo e Babbo Natale si stava preparando per la partenza. Prima di partire, però, ringraziò tutti gli abitanti per l'aiuto prezioso che gli avevano offerto e senza il quale non ce l'avrebbero proprio fatta.
Il rifugio di Babbo Natale era pieno di abitanti, tutti soddisfatti per il loro aiuto. Solo la bambina era un po' in disparte e un po' triste. Aveva lavorato così tanto per Babbo Natale che si era dimenticata di chiedere il suo regalo. Nonostante questo, in cuor suo, la rasserenava l'idea di aver fatto felici altri bambini più bisognosi. La mattina di Natale arrivò. Con grande stupore la bambina trovò accanto al suo letto un pacco regalo. Era da parte di Babbo Natale. Babbo Natale non aveva dimenticato proprio nessuno. La bambina si chiese dove avesse trovato il tempo per lei e come facesse a conoscere il suo desiderio. Mi sa che in Babbo Natale c'è proprio un pizzico di magia. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Ho, ho!